Ciao a tutti ragazzi, sono Marco88. Ehi, la ciurma, io sono Mazzetes. Ci metti un po' sempre a rispondere, cavolo. Anche l'altra volta. Sempre No, perché ho quello paura di stacco parlarti di 1 sopra, nel senso secondo. non è che parto subito, magari vuoi dire che ne so, che questa mattina sei allegro e vuoi conquistare il mondo. Comunque, ragazzi, siamo qui su X. Non credo. Cosa? Non credo che voglio conquistare il mondo. Ah, Prima non devo ancora. diventare famoso. Va bene, allora, No. siamo qui questa mattina, che poi per voi non sarà mattina, su X, e abbiamo appena aperto il gioco, quindi siamo alla fase di selezione dei deck. Leggiamo un attimo. Già. Umano, motiva le tue Ma truppe a prima di, convincere alla scusami, vittoria di prima di uomini libero parlare. soprattutto, eh? Prima di parlare dei personaggi, perché questi sono i personaggi, non vedi? Umano, orchetto, nano. Sono i Sì, sono personaggi, i non tipi di sono i deck. mazzi. Sì, Sono dei però deck prima per di parlare principianti di tra cui possiamo mazzi. scegliere. Sì, ma ci parliamo un po' di questi personaggetti, no? Scusami, perché devo scegliere l'umano piuttosto dell'orchetto prima di Ma andare infatti c'è all'altro? scritto sotto, Dopotutto, scusa. appunto, L'umano è secondo caratterizzato me. da motiva le tue truppe e conducere alla vittoria. Gli uomini vincono soprattutto grazie al lavoro di squadra. I frammenti di zaffiri e diamanti donano una difesa forte e potenti contro colpi. Ok. Quindi uno in cui Però mi dovrai sembra un giocare po' tante ipido, creature guarda. e avrai una forte Solo la difesa, donna è bella lì. probabilmente. Eh? Sì, infatti. Se non vedi l'immagine, la donna sembra che si stia facendo qualcosa di strano e l'uomo dietro dice: "Non sono stato io, dai." No, è sul serio, guardala. L'uomo secondo me La sta guardando donna. e dice: mannaggia, sta donna, chi me l'ha fatto fare? Orchetto Sei presente? invece. Sta tipo facendo. Ah! Il uomo. Ma che caspita questa donna. Orchetto, scendi nel campo di battaglia. I frammenti di rubini e di sangue alimentano. Ah no, c'era un punto esclamativo. Ops. Scendi nel campo di battaglia. I frammenti di sangue. Di sì. Questa la tagliamo. Scendi nel campo di battaglia. I frammenti di rubini e di sangue alimentano i feroci attacchi degli orchetti. Questi gladiatori ambiscono all'onore e alla gloria. L'unico modo che conoscono è guadagnarli. Per guadagnarli e combattere. Quindi questo è uno molto offensivo. Tipo un mazzo rosso su Magic, diciamo. Di Vedi, distruzione, di questo sembra attacchi quasi che si rapidi, stia eccetera, eccetera. offendendo. Eh? Vedi, vedi, c'è lì l'orco maschio che sta dicendo: "Se non te ne vai fuori dalle palle, ti pianto questo martello in faccia." E E la donna l'orchetta dietro dietro invece sta sta dicendo: dicendo: vedi mio marito? Che uomo! Nano, qua invece sono "No, due anche lei uomini. è incazzata nera, sta Sempre nani. dicendo: fuori dalle palle anche tu." Invece Non vedi che sguardo che ha? i nani si Ma divertono, forse qua sta siamo i nani. dicendo: "Se lo sconfiggo..." Secondo me magari sta pensando: "Se lo sconfiggi sarò tua." No, dai. Anche no, Basta magari. che... Esatto. Guarda Sembra il Grinch. che verdore. Cioè, ok, può anche avere delle tette al Esatto. vento, ma anche l'umana ce l'avrà da qualche parte le tette, no? Allora, gli No, ingegnosi sono nani coperte trafficano all'interno dall'armatura. dei loro laboratori con dei frammenti di rubini e zaffiri, creando delle macchine da guerra robotiche atte a sottomettere i loro avversari. Sì, forse più di spell questo, non lo so cosa intenda con delle macchine robotiche. Macchine robotiche, tipo saranno Sì, ma che meccanismi tattica d'assalto, di non so. combattimento hai con delle macchine robotiche? Cioè, che tipo di mazzo è? Un difensivo, un aggressivo, un tankoso? Un po' tutti e due dovrebbe essere. In Hearthstone il mazzo robotico è molto aggressivo. Beh, Perché perché ci tipo sono ci già gli sono. orchetti che sono molto... Vabbè, vedremo un attimo. Shinhair, Però sta attento. che sono dei Attento perché conigli con sopra gli c'è occhi una. strani, eh? Sopra, se hai notato sopra che c'è una specie di simbolo, dovrebbe essere la fazione. Oppure no, sbaglio. Ah, ci sono due fazioni, non lo so. Penso di sì, Eh sì, guarda. ci sono due tipi diversi, però boh, vabbè. Ci sono Shin. Adesso ce lo diranno probabilmente. Ma potevano farci una dimostrazione prima di farci scegliere il mazzo, no? Boh. Ci sono C'è Shinhair la ovunque. Utilizza wiki. dei frammenti di natura e di sangue per annientare gli avversari con un attacco morbidoso. Cioè, non dice niente sta Questo descrizione. va Cosa bene per cavolo dovrei te? capire da una descrizione del genere? Ti attaccano quella dolcezza?
Al posto di dolcezza, lanciarti una dolcezza. Mi fa freccia, schifo sto mazzo già solo a prima impressione. Cos'è, un mazzo per le al posto di ragazze? attaccarti Oh, con guarda le che tenero frecce, il coniglietto con gli occhi verdi che sembra un demonio! Con il cappuccio di cappuccetto rosso sopra. e il bavaglino anche, guarda, è un bavaglino questo. È un bavaglino anche, sì. Mentre l'altro è vestito da un assassino, come se uno possa distinguere un topo dalla faccia da un altro. Sì, perché ha l'arco. Ma anche l'altro ha un arco, è fatto diverso, ma ce l'ha. Davvero un arco? Sì, guarda, nella mano che tiene in alto. Ah, sì. È curvo, Ma quindi credo dai, è sia un... un arco, eh. No, ma si vede che è un Sì. arco. Se guardi sotto la scritta Shinher, si vede la curvatura finale dell'arco. Sì, ma fa schifo. Cioè, è un ramoscello con un filo. Lo so, vabbè, è Nemmeno un se lo... arco di legno. Potremmo Ah, però farne uno aspetta, dove c'è migliore scritto anche noi, Lady eh. o Lord? Ah no, ma non cambiano i mazzi. Mi stava dando della Lady, No. vabbè. Tu su che cosa andresti? Io sono indeciso tra due. Dimmi. Allora, ti dico subito che ho scartato il coniglio del cavolo. Anch'io. Ciare, ciare. Shinhair. Cinare, insomma. Perché se ci pensi, se cambi la A e metti una E... No, dai, non per quello. Shinhair. Her. Shinhair. Cin sua. No? Her. È sua. Cin sua. Sì, ma devi toglierla E. La A e mettere Ma devi togliere anche la E finale. E poi sarebbe lei. Vabbè, comunque. No, sì, suo. Sì, no, la E. Va. vabbè. Basta con questi inglesismi. Allora, io sceglierei. I due gettonati sono il nano, perché mi piacciono un frego le macchine meccaniche. Tutti me li... Non so, mi piacciono i nani. Poi sceglierei magari anche l'orco. Ah, Tra io i sono due. indeciso tra umano e Però... nano. Perché il nano mi incuriosisce, non ho idea di come possa essere un mazzo con delle macchine Però robotiche. scegliamone... Cioè, se tu scegli il nano, io devo scegliere quello che non mi piace, perché potrebbe essere una fazione, e se ci mettiamo nella fazione apposta non è che giochiamo bene. Allora facciamo umano io e orchetto tu? Visto che tu eri indeciso con orchetto? D'accordo, dai. Eh? A Sì. parte che Sì, poi un facciamo deck così. probabilmente potremmo sbloccare anche l'altro, allora io scelgo umano. Ma intanto iniziamo con due di una fazione, e dopo facciamo gli altri, no? Così sarà più divertente. Boh, mazze test, crea campione. Andiamo? Sì, questo nome contiene caratteri non validi. Loli invece, a me invece dice preparati per il tutorial sul sistema di combattimento. Ti aspetto. Ma tu non c'hai i numeri? Io no, lol. No, ma perché mi dice? Marcorco! Mi è partito, mi è partito! Non voglio che parta! Shh, shh. Nascondi questo! Ok, io ho fatto. Ok, anche a me sta partendo. Mi sta facendo un... C'è una specie Caricamento in di faccia corso. di creeper là. Poi cambia. Una luna. Oddio! 15. E strike art. Ma cos'è successo? Ragazzi, rieccoci, ho tagliato via il tutorial perché era una roba mostruosamente noiosa e lunga e dice praticamente le stesse cose di Magic. L'unica cosa di diverso da Magic è che ogni personaggio che scegliamo ha un'abilità diversa che costa un tot di carte evocate. Allora, a E questo allora punto io devo surrendere. cosa, Marco? Direi di surrendere perché io avevo iniziato prima sta partita. Non mi sembra giusto iniziare prima di te. No, Così vabbè, ma tu fai come iniziamo. vuoi, nel senso io registro questa qua, ma tanto tu ce l'hai anche diversa la partita, quindi hai un mazzo diverso, eccetera, eccetera. Però ragazzi, è l'unica cosa che c'è di diverso in pratica, quindi il tutorial non lo terrò, l'avrò già tagliato. Facciamo una partita qua, in realtà sono al secondo Facciamo turno, così. ma lui ha semplicemente giocato queste due risorse, che sono un po' come il mana, questi sono i diamanti, queste sono le gocce di sangue. Io ho giocato un frammento di diamante, ne gioco un altro adesso questo secondo turno. E vediamo se posso giocare qualcosa. Posso giocare un cane da guardia, che cos'è? Quando questa carta blocca acquisisce in questo turno più 2 più 2.
Buona cosa, quindi per bloccare è un 3-3 e a me non dispiace per niente, quindi la giochiamo. Perfetto. Prossima fase principale e passiamo alla fase finale. Ha giocato un'altra carta interessante. Una truffa scelta che gli dice -1/-1. Va bene. Mi indebolirà il mio e me lo uccide? Sì, bello. Cosa ho giocato? Un Gargoyle Ne ha distrutto erudito. il mostro. Oddio, a volo questo, è difesa anche. Ah, ma non può attaccare. Ah, lol. Aggiungi una carta. Ma infatti è uno 0-4. Una carta a tua scelta proveniente dal cimitero al deck del suo campione. Mio Dio, ha usato una carta fortissima. A me ne ha messa una tostissima in difesa. Al 0-4. Come gliela tiro giù una carta del genere? Tanto non può attaccare con il nero. Non è mica questione di 0-4, adesso lo può Ok, un attaccare con frammento di tutti. diamante. Io ho tutti e tre, vai! Sì, questo mi piace, giocherò questa. Passa alla fase di attacco, no, non mi conviene attaccare con quello. Salta. Quando questa carta è Chissà se si guadagnano quella. delle carte anche da fare quelle contro il computer. O dei punti, non lo so. Ha acquisito un punto vita quel cane. Un altro gargoyle erudito. Come lo attacco questo tizio? È un difensivo assurdo. Anche tu hai delle carte da difesa infinite. Sì, questo mi ha evocato un 3-5. LOL, sai che è una carta pirata? Quale? Si chiama pirata proprio. Truppa Human Rogue, metti una carta a tua scelta nella mano del giocatore che la controlla, essa acquisirà un costo di più uno. Ah, quindi gli tolgo quello, dai. Tanto per. Secondo me mi attaccherà. Accetta. Conferma pirata. Giocatore che attacca, no che non attacco perché qua sennò mi uccide. Come Perché è sei diventato un messo? 3-3 questo? Tu come sei messo? Ah, perché ho giocato quello. Eh? Come sei messo? Siamo 19 a 21 per ora. Per 16 a lui. Eh? 18. Io sto a 18, lui è a 16. Ho una carta che vorrei giocare, però non so se mi conviene. Oddio, boia senza testa. Oddio, è un 5-5. Marco, io ho perso la partita tutorial, ma ti rendi conto? Io forse no, avrei giocato bene. Questo. Allora, incenerimento. Infligge danno, un danno X a un campione o una truppa scelta. Ma quanto sarà il danno X? Secondo te? Io provo. Quello non può bloccare, quindi provo ad attaccare con questa. Perché c'è di priorità? Oh, Infliggi danno. vediamo, secondo te è possibile che una carta mi faccia 5 danno del danno X? O è meglio attaccare uno di questi che stanno guadagnando mana? Dammi un parere. Cosa non ho capito? È meglio.
Questa fa un danno X, giusto? Meglio attaccare il 3-5 o andare su una sicura uccisione sullo 0-2? Cioè, sicura a me. Fa X danno? No. Cosa vuol dire X danno? Non lo so. Sarà un tot di danno a caso? Ma sarà forse in base al mana? Non lo so, guarda, ci sarà scritto. No, non c'è scritto. Che dici, 3-5 o 0-2? O 0-1? 3-5, così vedi quanto danno fa. No, ha giocato un altro boia senza testa, porca miseria, sto tipo qua. Come glieli blocco quelli? No, gli ha fatto uno! E in base a cosa l'ha scelto, scusa, il danno? Non lo so. Gli ha fatto uno. Era meglio uccidere lo 0-1 quel primo. Non sapevo. Allora, attacco con tutto tranne questo. No, perché lui ce l'ha. Non si può annullare una cosa. Io comunque non me la sto cavando troppo male, ma lui ha delle creature potentissime che funzionano solo in attacco, ma non le ha ancora usate per attaccare. Io non attacco. Non so perché non mi sta attaccando. Cioè, mi avrebbe già distrutto 100.000 creature. Perché sta accumulando cristalli di mana. Cioè, cristalli. Non so se l'hai notato, ci sono dei cristalli. Secondo me, una volta che arriva un tot... Oh, torre di comando. Le truppe controllate da te hanno più uno? Azzo. Anzi, azzo. Ma lui ha delle carte troppo forti, come cosa faccio a batterlo? C'ha tutti degli 0-4 e dei 5-5, come attacco? È a volo. Però anche quello a volo, porca pupazza. Mi attaccherei con questi due. Ah no, quello non posso, vabbè. Senti qua la cosa. Sacrifico due mostri e uccido il 5-4. Non lo so. Dipende da quanto è worth. Worth. Ma io non capisco perché non mi stia attaccando. Ha delle carte mostruosamente potenti. Quasi io Cioè avrebbe già potuto vincere. Lo blocco. Non attacca ancora. Ma perde se continuano ad attaccare. Oddio, si è pompato l'altro. È diventato un 1-6. Ehi, ti ho cliccato. Ok. Ho evocato un 4-1 con volare. Io ho un 4-3 con volare appena adesso. Però c'ho il pirata che è tipo una bestia assurda e non me lo blocca nessuno. Allora adesso ma è fin troppo passivo. Oddio! Ciurma, vinciamo col pirata, va a finire. Perché sto tizio è stupido, ma... Io non lo so se l'hanno programmato male, ma avrebbe già vinto normalmente. Ma avrebbe già vinto. Io mi prendo due danni in faccia perché non mi conviene. Prendo due danni. E passo a 16. Tocca a me adesso. Ma io non lo so che senso ha quello che sta facendo. Cioè, ma sta giocando da stupido proprio. Ah, posso usare... Ah, crea un guerriero d'elite. Io non so cosa, che senso ha quella carta. Ma non posso giocarlo questo turno? Oh.
Io ho una carta con volare, ne ho due adesso. Infliggi danno da battaglia. Ma io ho vinto! Col pirata, ma perché? Perché ragazzi? Qualcuno di voi me lo sa spiegare? Ah no, ok, adesso mi blocca. E perde una carta. Ma perché? Non posso giocarlo questo combattente d'elite? No. Per il pescatore. Ma la tua scelta qui. Bastardo. Di nuovo. Ma è stupido, avrebbe già vinto da mo. Sai cosa sta facendo? Sta usando solo la mia abilità, cioè la sua abilità, che mi toglie una vita e se ne prende una lui. Ma che Kaiser? Non mi attacca, non mi attacca. Carta nuova. Quando questa truppa entra in gioco, un campione avversario non attacca della tua scelta. Quella di tua sfida. Carta a tua scelta che ha in mano le truppe svelate. Assurdo, assurdo. Ma che Kaiser? Che strano. Me lo bloccherà probabilmente. Infatti. Non ho capito come funziona questa cosa. E comunque lo so ragazzi, avrei potuto vincere da mo, ma voglio vedere fino a che punto arriva. Cioè è assurdo, ma... Oddio. Cosa vuol dire incastonatura piccola? Boh. Incantateschi furibondo, 1 e 2. Boh. Vediamo fino a che punto arriva. Oh, ma questo ha 7-6 di cristallo. Questa carta. Ma cosa si... Non ho ancora capito. Rimuove tutti i gettoni uova da questa carta e sacrifica. Crea un azzardo blasto per ogni gettone uova. E attacchiamo di nuovo. Bloccherà di nuovo e perderà anche quella carta. È un po' stupido, eh. Un po' tanto stupido, carta. Avrebbe già vinto. Perché non sta usando il boia? Vabbè, adesso non avrebbe più senso usarlo, ma prima era in una situazione di netto vantaggio. Adesso lui è in netto vantaggio. Ma io sto stravincendo, ma non capisco perché. Cioè, sta giocando da cani proprio. Cioè, già io gioco male, ragazzi, ma lui sta giocando peggio ancora di me. Adesso difenderà con gli incantateschi. Ah, ora mi attacca. Ma che Kaiser? Ma che Kaiser? Voglio vedere una cosa se posso bloccare con tutti e due, con due cose. Sì. Cosa succede se blocco con due e lo sceglie lui? Come va il danno? Tocca a lui. No! Nessuno mi stiracchia. Forse posso vincere anch'io. Ah, bella strategia. Metà con due. Forse la forse ho andato vinto. Nell'ordine di come glielo ho assegnato io. Forse ho vinto.
Io ho stravinto, ma non so perché abbia giocato così da cani. Cioè, ho giocato le carte più potenti. Ha attaccato con le carte potentissime che aveva solo alla fine. Quando io avevo È vero. 100.000 carte in più di lui. Ma perché, porca Da me non ha. miseria? Da me invece non ha proprio usato le carte potentissime. Ti Ma dico no, quello che ha questa perché non l'ho usato. giocata? Max, ti dico quello Attacco che ha con questo e lui usato difenderà con quello. Per lui. Sì. forza, per non morire. Infatti. Vabbè, Ma è merda, dai. assurdo! Ha giocato da culo anche lui. Adesso ho vinto. Non lo so se è l'AI che è stato pensato proprio stupido. Apposta, perché magari hai Penso di fatto sì. solo una partita, allora dice lo facciamo fare stupido così non Ah perde, ma... ah ah ah, guarda cosa faccio. Attacco! Con quello con volare. E lui non difende, mi fai di danno, avevi 4 di vita. Tieni, vediamo, bello. Va bene. Vittoria. Io avrei già potuto vincere da Mavo, ma voglio capire fino a che punto arriva. Con questa assurdità. È assurdo! Questo è un 3-2, l'altro che cos'è? Un più 2 incrollabilità. No, dai, mettiamo questo qua al combattente d'elite. Così diventa un 6-6 incrollabile. Dai. Accetta. Prova. C'è pompato proprio bestia. E attacco col pirata e basta. Così lui difende con quello e non muore ancora. Però perde la carta. Ed è senza carte per di più. Infligge il danno di battaglia. LOL. È senza carte ora. Vediamo che cosa cavolo pesca. Se pesca una carta frammento, ha perso. Se pesca una creatura, può resistere ancora per un turno. Vediamo, giocala, dai. Adesso è una carta che mi distrugge tutte le carte. Una truppa acquisisce meno uno, meno uno. LOL! Scende a 5-5. Tutte le truppe acquisiscono meno uno, meno uno. Ok! Mi ha ucciso due cani, allora? Boh, ma che Kaiser? Ma questo non era un 6-6? Perché ha perso uno? Ah no, perché gliel'ha tolto per sempre. LOL. Allora, giochiamo un frammento di Zaffiro. E giochiamo quello là. Passa alla fase di attacco. Marco, io lo aro adesso. Posso ararlo? Io ti sto aspettando, io l'ho già arato da un pezzo. Perché è stupido. Ma è stupidissimo. Ehi, perché? Ah no, perché quello là l'ho appena giocato. 5, 1, 6. E 8 fa 14. Meno 5 va a meno 9. Ti deve 9 vite. 15 a meno 9. Io ero a Infligge il 14, danno. Eder. 14 a 0 io. LOL. Ma ha giocato da cani proprio. Spero almeno abbiano la decenza di non darmi dei premi per una partita del genere. No, infatti non ho dato nessun premio. Caso anche il tuo ha giocato quella carta strana che evocava dei mostri sacrificando i cristalli? No. A me avevi fatto una carta Ma che no, hai visto il sacrificando dei cristalli. mondo? Prova a cliccare sul mondo, c'è scritto campagna, disponibile a breve. A breve.
Se ci sarà una campagna, sarà epico. Però bello il mondo. Beh, è molto meglio che non le battaglie tra giocatori online. Anche perché Almeno a me adesso fanno quando si abbastanza deve. schifo le battaglie tra giocatori online, poi non so. Sì, ma adesso cosa devo fare? Cosa si fa? Tutto Fine. qui. Eh sì, puoi fare le esercitazioni quando vai. Ah, gioca contro computer o avversario casuale? Ah, puoi fare contro computer che siano un pochettino più seri che quella non per principiante. Se vai sull'area di esercitazione, cioè gioca contro Sì. computer o avversario casuale, oppure ci sono dei giocatori collegati in quel momento che puoi chiedere di sfidare. E posso sfidare anche te. Sì, se siamo connessi insieme, se vai in area di esercitazione. Ok, concludiamo qua il video perché sarà di 20 Sì, miliardi concludiamo di qua il video minuti. perché dovrò renderizzare il video di un'ora e mezza quasi. Che ore Già. sono tra l'altro? Porca miseria, è già mezzogiorno! Io devo anche tornare a casa. Vabbè. Quindi salutiamoli, insomma, da Marco 88 E mazzetessa è tutto. e c'è anche questa specie di guerriero stregone che abbiamo appena sconfitto che ci saluta. Hai giocato di merda! Sì, davvero, ho giocato da schifo. Vabbè, è una partita per principianti, forse per quello, ma non sa proprio il gioco. Cioè, è più scarso di me, che sono lo scarso la scarsità in persona. Vi invito a lasciare un mi piace, ragazzi, se l'episodio vi è piaciuto. A iscrivervi E ai iscrivervi al relativi canale. canali. Marco88 dovrebbe essere in descrizione nel mio video, Anche il suo Mazzetessa canale. chiaramente E nel mio. almeno per quanto mi riguarda, seguirmi sulla pagina Facebook, di cui il link è in descrizione. Marco, anche tu c'hai il link in descrizione? No, me lo metterò anch'io. Ah, lo Ho metterei preso anche un tu. po' di Ok, whisky, allora però ciao vabbè. ragazzi, buona giornata. Ciao ciao.